trovatemi un commento voi. Può stare qua anche 10 minuti. Beh, c'è da dire che quando sbagliamo una partita la vogliamo proprio sbagliare per bene, cioè non è che uno dice ma una partita sbaglia l'approccio, sbaglia il primo tempo, poi si svegliano, comunque dimostri un certo atteggiamento, dopo un brutto primo tempo scendono in campo, no, siamo proprio coerenti. Cioè, se si comincia la partita di merda, la finiamo ancora più di merda. Proprio, cioè, invertire la tendenza di una partita, questo sconosciuto. Figuriamoci, ragazzi, se riusciamo a fare una rimonta in questo campionato. Zero, zero rimonte, tutte le volte che approcci male la partita, tutte le volte che vai in svantaggio, tutte le volte che si mette male. Sei completamente incapace di reagire, completamente incapace di rimetterti con la testa dentro la partita. Spiegatemi voi, cioè, il maestro Giampaolo che va veramente a infinocchiare in questa maniera italiano. Si può dire tutto, la Sampdoria è rialzata dopo la salvezza, la Sampdoria sicuramente ha giocato una bella partita, simile a quella che ha fatto l'Udinese contro di noi, lo stesso Torino. Le imbarcate che abbiamo preso sono abbastanza simili, cioè squadre che comunque si sono chiuse molto bene e che sono ripartite con una certa qualità, cioè Sabiri sembrava, l'abbiamo fatto sembrare Messi. Sicuramente un bel giocatore e tutto, ma di qua a fare una prestazione di questo tipo sembrava incontenibile. Abbiamo fatto tornare al gol Quagliarella che quest'anno ha fatto più panchina che altro. Candreva sembrava Roberto Carlos. Fermatevi voi, cioè, commento a questa partita. Perché ti mancano 3 punti all'Europa, ma soprattutto la partita di oggi ti poteva portare a pari con la Lazio. A pari con la Lazio saresti andato a 62, quindi saresti stato sicuramente in Europa con una vittoria oggi. Poi nulla è perso, cioè hai ancora il destino in mano per andare in Europa. Per andare in conference adesso, se vinci l'ultima partita, tu vai in conference perché siamo ancora davanti all'Atalanta per scontri diretti. Poi non è detto che la Roma vinca a Torino contro il Toro, magari anche pensieri alla finale di conference. La Roma non mi sembra tanto sul pezzo. Ci sta che a Torino possa pareggiare o perdere la Roma. E tu vinci, a quel punto saresti sesto. Però, ragazzi, non so che cosa sia successo oggi, se un po' ci siamo cagati in mano, se un po' sentivamo la pressione, se un po' sentivamo la tensione. Però, ragazzi, cioè, non si può scendere in campo cagati in mano in questa maniera. La stanchezza ci può essere, però, francamente, è vero che con la Roma hai affrontato forse un avversario ancora più stanco di te, ma una prestazione simile proprio non è concepibile. Io veramente non so più che cosa aspettare, non so più come commentarla questa squadra, perché sono 5 sconfitte nelle ultime 6, la flessione è evidente. Ragazzi, ci manca soltanto adesso di raccogliere le ultime forze, cercare le motivazioni, manca una partita. Vincere con la Juve. Cercare di arrivare in Europa, perché insomma non arrivarci in Europa sarebbe un giramento di coglioni dopo la stagione che hai fatto. Per come ti sei anche messa, perché poi perdi a Salerno, perdi a Udine, perdi a San Siro, però poi il destino ti offre un'altra possibilità perché vinci con la Roma pareggia a casa con Venezia, l'Atalanta perde in casa del Milan. Quindi sei assolutamente padrone del proprio destino, non per arrivare in Conference, ma addirittura per arrivare in Europa League. Adesso sei ancora padrone del proprio destino per andare
purtroppo in conference, poi se ci andiamo in conference meglio, meglio che non giocare le coppe sicuramente. Sarebbe stato bello arrivare in Europa League, adesso è dura, è ancora possibile appunto, perché la Roma può non vincere a Torino, però ragazzi noi dobbiamo vincere con la Juve. E queste partite non so se si prendano sotto gamba, però contro l'Udinese, contro la Sampdoria, che erano due squadre che non avevano più nulla da chiedere al campionato, hai giocato due partite oscene, hai giocato due partite oscene. E tu dovevi avere più motivazione, invece sei sceso in campo molle, neanche supponente, proprio con svagata, ma proprio non sei sceso in campo con la mentalità giusta. Bisognava ripetere l'approccio avuto alla gara con la Roma. E invece oggi è tornata la Fiorentina di Salerno, la Fiorentina di Torino, la Fiorentina in casa con l'Udinese, la Fiorentina in casa con la Lazio anche. Le cose semplici proprio non ci piacciono, cioè, noi bisogna patire tutte le volte, ragazzi, tutte le volte. Tifoso fiorentino tranquillo, cioè una partita del campionato tranquillo, no, fino all'ultima giornata ti deve sudare. Deve mischiare per prenderti questa Europa che ormai è diventata veramente una lotta comica, quasi basso veramente. La Lazio non la puoi più prendere, quindi massimo puoi arrivare sesto, settimo e ottavo. Con l'ultima partita se la vinci sei settimo almeno. Se succede, non dico un miracolo, ma delle circostanze favorevoli puoi anche essere sesto. Se la prestazione sarà come quella di oggi, sei sicuramente ottavo. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Cioè, le prestazioni dei singoli, ragazzi, Coné è imbarazzante. Imbarazzante che si sia preso un giocatore del genere da 15 milioni e non si sia valorizzato Sottil. Cabral, spiegatemi Cabral, spiegatemi l'apporto di Cabral alla Fiorentina in questi mesi. Spiegatemi l'apporto, l'impatto anche di Piontek alla partita. Spiegatemi Duncan, la partita fatta da Duncan, ma anche da Torreira, che è veramente fuori fase in questo momento. Mi piacerebbe sapere anche i centrali oggi dove fossero. Mi piacerebbe sapere come mai Odriozola è rotto da 800 partite e bisogna sempre vedere venuto in campo. Spero di avere qualche soluzione ai miei interrogativi. Ragazzi, forza, non ci manca, cioè, non ci resta che dire forza e concentrarsi sulla partita con la Juve. Cioè, ma solo quella, almeno quella guardiamo di portarla a casa, guardiamo di l'ultima, cioè adesso non c'è più cuscinetto, non c'è più margine, non c'è più favori che ti possono fare. Ora o vinci o arrivi ottavo. E veramente se arrivi ottavo ci sarebbero da morderseli, da divorarsene le mani, non da mordersele. Forza Viola, e a questo punto arrivederci, che ce n'è al prossimo video.